questo nuovo video. Oggi salva cena, 10 minuti per preparare insieme la cena e andremo a fare delle zucchine con pomodori e tante briciole, saranno una sorta di zucchine alla liparota e poi tofu con salsa di soia. Siamo prontissimi per iniziare e io farei partire il tempo. Via! Allora, primissima cosa, non perdiamo tempo, sposto un po' gli ingredienti e vado subito a tagliare un pochino di cipolla. Siccome non ho tempo, ne taglio poca. Questa mi sembra un'ottima strategia vincente. Come sempre, da mesi a questa parte, la cipolla è quella di Tropea e secondo me quando si deve cuocere poco è la cipolla migliore perché è quella più profumata e delicata. Accendiamo subito il gas, mettiamo qua. Allora questo, adesso 10 minuti se ne andranno per il fornello, lo metto bello forte e vado con olio, cipolla, la faccio scaldare un pochino e intanto vado subito a tagliare le zucchine. Ecco qua, io ragazzi mi perdo. Qua ho paura perché faccio schifo a tagliare la verdura, faccio veramente schifo. Non so perché, poi dovete sapere che qua dietro c'è Federica, voi non la potete vedere. E appena finirò questo video, lei mi farà la sua lezione sul come tagliare la verdura e fare va bene, in realtà va bene, però non ce la faccio. Allora, no, aspetto un secondo prima di metterla. Tagliare tutto così, non ci interessa, poi magari a casa fate dei pezzettini un po' più omogenei, un po' più piccolini. Allora, dopo che la cipolla ha scaldato proprio un attimo, vado ad aggiungere un goccino di acqua e metto la zucchina. Ok, vado a tagliare anche questa, ma ne metto mezza perché non c'è tempo. E dopo dobbiamo tagliare anche i pomodori. Ok. Ah, sono bruciati. Ok. Tagliamo subito i pomodori. Quanto tempo manca? Anzi, quanto tempo è passato? 2 minuti e mezzo. Ok, ok. Comunque le zucchine dovranno cuocere un po', diciamo sì, all'incirca, intorno ai 10 minuti, 8 minuti, quindi più o meno ci siamo. Così, mescolo velocemente, aggiungo anche un po' di sale. Olle. E lasciamo coperto. Io ho messo l'acqua, ho messo il fornello abbastanza forte così tutto prende il via. Intanto passiamo all'altro piatto. Allora, un secondo. Hai il microfono attaccato. Era accesa questa? Sì. Ah, scusate. Me la vuoi dentro andare? C'è una. Ok. Cos'è che capitano? Dov'è che avevo questo? Ah, ok. Vuoi vedere se la macchinetta l'ho spostata? Allora, vado a tagliare il tofu. Così. E lo vado adesso a infarinare con un po' di farina che mi sono dimenticata di prendere. Farina, farina, farina. Qua. E prendo anche un piattino. No. No. Allora, vado a mettere nel piatto un po' di farina. E ci impano praticamente il tofu. Questo mi servirà a fare un po' di salsetta insieme alla salsa di soia. Dato che a molti di voi non piace il tofu, potete diciamo renderlo più delicato, anche se di per sé non ha un gran sapore, però togliere quel tipico aroma un po' strano
sciacquandolo, quindi potete tagliarlo a fette, lo sciacquate e lo asciugate bene e poi lo potete impanare. Andiamo un po' veloci. Ok, le ultime due fettine e voilà. Allora, qua abbiamo il nostro tofu. Togliamo tutta la farina dalle mani, che mi fa venire i brividi, non so voi, ma toccare la farina mi fa venire i brividi. E iniziamo con l'altra padellina. Allora, fornelletto. Alzo, alzo, alzo. Ok, vado a mettere un pochino di olio. Intanto qua mescoliamo, ok? Sta prendendo il via. E ad esempio già le cipolle sono cotte, proprio morbide, hanno cambiato colore. La cipolla di Tropea è magica anche per questo, perché cuoce davvero in un attimo. Lo tengo coperto ancora un pochino. Poi toglierò il coperchio e aggiungerò le briciole e lasciamo arrostire tutto quanto. Mancano 4 minuti. 4 minuti? Mancano 4 minuti. Allora aggiungo nella padellina insieme all'olio un po' di salsa di soia. Faccio scaldare. Ok. E tutto va bene, ragazzi, me lo sento. Mi avete detto nell'ultimo video che vi metto un sacco ansia, quindi sto cercando di mantenere una grande calma mentale. In realtà dentro di me non ho per questo. No, però va tutto bene, tutto funziona. Sto aspettando che si cuociano le zucchine, nel frattempo prendo il piatto, mi avvantaggio. E questo praticamente diventerà il nostro piatto da salvacena. Ok, allora, qui la salsa di soia e l'olio si sono scaldate, adesso vado semplicemente a metterci dentro il tofu. Sentite che bel rumore. E la salsetta insieme alla farina appunto creerà, la salsa di soia insieme alla farina creerà questa salsetta un po' d'accompagnamento molto gustosa. Posso alzare, ok. Si stanno bruciando, ok. Tutto. No, sto spostando quell'altro. No, sapevo che proprio la sarebbe andato storto. Allora, un attimo. Togliamolo. Quanto manca? Ok, si è bruciato il giusto. Il giusto. Si è bruciato il giusto. Ok, allora 2 minuti, le briciole io le vado a mettere proprio all'ultimo minuto, quindi adesso posso anche rialzare e le lasciamo cuocere un altro po' in modo che inizino a rosolare. Intanto qua abbiamo le nostre briciole, io profumo con un pochino di erbe aromatiche, eccole. Allora, assaggiamo. È caldissimo. Vi devo dire, non ci credevo. Invece sono molto cotte. Briciole. No. Alla facciaccia di chi mi vuole male. Rosoliamo. Alzo, 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 perché qua mi sa che non c'ho più niente di minuti. Un minuto, cavolo. Ok, queste le lasciamo proprio rotolare così. Qua giriamo e anche il tofu in pratica è pronto. Ah. Ok, Elisabetta, è l'ultimo minuto, puoi farcela. Puoi farcela. Ok, ragazzi. Dai, tofu, girati. Dai, girati, bravo. Perché ogni fetta che giro di tofu deve fare la giravolta? Ok, mamma mia, che bello! Cioè, vorrei dire. Ok, ragazzi, quanto manca?
18 secondi. 18 secondi. E 18 secondi li ridiamo tutti. Perché questo è pronto. Ma quanto siamo bravi oggi. Ok. Allora, possiamo incertare. Voilà. Poi ne è venuto un sacco. E sento un timer. Ma no. Ah, non è vero, è tutto pronto, ve lo giuro. E abbiamo anche il nostro tofu. Guardate che bello. Il tofu così è buonissimo, ragazzi, fatelo. Ma anche le zucchine sono spettacolari. E voilà. Allora, facciamo un attimo posto. Ce l'abbiamo quasi fatta, dai, direi che ce l'abbiamo fatta invece. Sono stata brava, vi prego, ditemi se sono stata brava. Ragazzi, la nostra cena è pronta. Credo di essermi dimenticata di stoppare il timer, ma non importa. In ogni caso è davvero squisita. Anche se potrebbe sembrare pochissimo tempo per la cottura delle zucchine, in realtà così sono perfette, anche perché rimangono cotte ma leggermente croccanti, ed è la cosa migliore. E poi il tofu così è una meraviglia, quindi vi invito davvero a provare questo piatto perfetto per la cena e super veloce. Spero tanto che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo come sempre con gli altri video e gli altri salvacena qui sul canale. Ciao!